Allora, laggiù abbiamo Dubai Marina, adesso io continuo per Palm Jumeirah. Prime impressioni, vabbè, questi palazzoni, come direbbe De Sica, sono accaffonati, cioè, sono grandi, ma veramente, il gusto arma. Non commento perché c'ho il jet lag, quindi sono sempre un po', quando sono incoglionito così, sempre negativo, però, dai, continuiamo a passeggiare e vediamo com'è. Allora, non so se si riesca a vedere, ma qua in cielo è la zona dove si lanciano col paracadute, perché lì c'è la zona dove atterrano i paracadutisti. Fanno delle evoluzioni incredibili, cavolo, è spettacolare. Un'altra cosa, devo dire, la temperatura è veramente bella. Io ho il jeans e la maglietta e un paio di scarpe da tennis, così c'è un po' di caldo forse, ma comunque si sta veramente bene, quindi punto a favore, dai. Adesso mi trovo davanti al Dubai Harbour, come potete vedere è un porto. Quella che si vede laggiù è la ruota panoramica, che se non ricordo male è la ruota panoramica più alta del mondo, forse, una cosa del genere, 200 e passa metri. Devo controllare, queste sono le mie informazioni così. Testa del trasporto è appena fatta, adesso facciamo il ponte che ci porta da una parte all'altra della strada, dove prende un treno e vediamo sta Palma. No, è la Palma con le Napoli, la famosa. Vediamo com'è. Quello che si può vedere per noi poveri. Appena pagato i biglietti, noi ci troviamo a The Palm Gateway e dobbiamo arrivare a The Point. Nel frattempo passeremo con le altre fermate, ci dovrebbe essere anche il MOL. Beh, di questo non me ne frega niente, vediamo com'è. Non lo so, Rick, se mi piace. Cioè, c'è sta spiaggia, finta. Vabbè, lo so che è tutto finta, ma... Aria te ne va, ma... bella è bella, ma... Qua c'è il mare, laggiù c'è il parco acquatico. Vabbè, continuiamo con la nostra passeggiata, visto che fino adesso parco divertimenti grande, si vede che manca la storia, manca bella, per carità, cioè è un quello che l'uomo può costruire, l'ingegneria, quello che può fare, vabbè. Ho capito la differenza fra la silver e la gold, di cosa? Ti cambiano le classi del dove viaggi. Sono nel secondo centro commerciale più grande del mondo. Che chi se ne frega, però vediamo. Muso di un Airbus 380, così messo a cazzo. Ok, questo è il Burj Khalifa. Penso di chiudere il video da qua. Comunque, questa è la piazza dove si trova il Burj Khalifa. Il Burj Khalifa è
ce l'ho qua dietro, la vedete appunto quella che arriva lassù. Bella, vedrò qualcos'altro domani e ciao, alla prossima. Sono beccato lo spettacolo. Ma questa parte è bella, dai, cazzo, bella davvero. Thank you.